Cari amici, siamo arrivati alla fine di questo 2021. È stato un anno non facile. Ha comportato tante difficoltà, però è stato anche l'anno in cui siamo un po' usciti dal problema della pandemia, ma non siamo usciti completamente. Siamo arrivati ora in questa fase verso la fine dell'anno dove sta aumentando il numero dei contagi ed è per questo che vi raccomando di essere prudenti il più possibile nei rapporti con gli altri. Non dobbiamo tornare a chiuderci in casa, per questo dobbiamo fare in modo che i contagi non aumentino. Purtroppo i numeri sono in aumento presso tutti gli ospedali italiani, anche nel nostro, e questo quindi ci deve raccomandare prudenza. Però voglio dirvi, è stato un anno difficile, ma un anno durante il quale le cose negative e le cose positive, ovviamente come tutte le cose della vita, sono state tante, ma le cose positive non sono mancate. Come amministrazione abbiamo portato a termine il salvataggio delle funivie Europa, perché abbiamo trovato i milioni necessari per ripristinare e portare a compimento l'operazione del rifacimento della funivia di Europa, che è uno dei fiori all'occhiello del nostro biellese, e ci consente di andare in montagna agevolmente, è un qualcosa che aiuta tanto il nostro turismo. Voi sapete quanto io creda nel turismo, quanto creda in una Biella differenziata. Abbiamo portato a casa molti bandi che ci hanno aiutato e per cui nel 2022 cominceranno tanti lavori. Abbiamo le possibilità enormi che ci offre la ristrutturazione della via Carso, fatta sicuramente da dei privati, ma che noi dobbiamo avere la forza di guidare. Il mio progetto, il mio intento sarebbe quello di fare un qualcosa di coordinato tra le vecchie pettinature italiane e l'ex lanificio Rivetti, per arrivare poi al nuovo ospedale, in modo che sia un asse che possa caratterizzare la Biella fino agli anni dal 2020, andare in avanti al 2030, 2040, cioè negli anni a venire, sia la porta d'ingresso di Biella che farà di Biella una città ancora più vivibile. Perché ricordiamoci che la nostra città non è, come spesso amiamo descriverci noi o come tanti per il piacere di farci del male ci dicono, a Biella si sta bene. A Biella chi viene trova una qualità della vita molto alta. Spesso diamo troppo retta anche a questi indici che sono a volte farlocchi, ad esempio l'ultimo che ci vede all'ultimo posto nelle spese di cultura è totalmente falso. Un grande augurio di buone feste, speriamo di poter passare almeno un Natale senza diventare zona gialla, ma restando zona bianca, in piena serenità, e poterlo festeggiare con i nostri parenti, con gli amici più cari, come facevamo una volta. Ci sembrano tempi lontani, sono passati appena 2 anni, ma con un comportamento prudente, cari amici, torneremo presto a vivere tempi migliori. Abbiate fiducia, abbiate speranza. Buon Natale, buon felice anno nuovo a tutti, e ricordatevi che non può piovere per sempre. Oggi c'è qualche problema, ma piano piano si risolverà e domani tornerà a splendere il sole. Non perdete mai la speranza e la voglia di lottare. Vi voglio bene, un saluto davvero di cuore dal vostro sindaco di Biella, Claudio Corradino, da tutta la mia giunta e da tutto il Consiglio Comunale. Ciao.